IGF 2018, da domani 13.4 i concorrenti Filippo, Simone e Valerio in un casale. Nuovi dettagli svelati oggi, 12 aprile, a pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, tre concorrenti andranno a vivere in un casale. Presto rivedremo su Canale 5 il cancelletto Grande Fratello. Il reality è in pausa da qualche anno e sarà Barbara D'Urso a dover risollevare il format. Nei mesi scorsi è andato in onda il Grande Fratello VIP che ha ottenuto un bel po' di successo e, proprio per questo, l'azienda si aspetta degli ottimi risultati anche dalla versione NIP. C'è da dire però che la variante VIP ha un vantaggio. All'interno della casa entrano dei personaggi già noti, che il pubblico conosce già. Proprio per questo, secondo la stessa Barbara D'Urso, gli ascolti della versione NIP non potranno mai essere uguali a quelli del Grande Fratello VIP. La conduttrice riuscirà nella difficile impresa di risollevare il format? In attesa di scoprirlo, ecco l'anticipazione esclusiva svelata dalla conduttrice nella puntata di oggi, 13 aprile, di pomeriggio 5. Grande Fratello 2018, possibili concorrenti. Ancora non noti i nomi dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2018. Per ora si conoscono solo dei possibili partecipanti. Tra questi troviamo Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri, e Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Questi alcuni dei nomi che molto probabilmente prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello. Un'edizione che prevede quindi la presenza di personaggi anche pseudo-VIP, tra i tanti molto probabilmente anche Simone Coccia, ex fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Tre concorrenti in un casale, l'anticipazione di Barbara D'Urso a pomeriggio 5. Finalmente nella puntata del 12 aprile di pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha dato un'anticipazione esclusiva sul reality che comincerà martedì 17 aprile. Innanzitutto da domani tre dei concorrenti andranno a vivere in un casale. Si tratta di Filippo, Simone, si tratta del fidanzato della Pezzopane? E Valerio. Per adesso la conduttrice si è limitata a far vedere soltanto le immagini dei fisici scolpiti di questi tre concorrenti. I cognomi dunque sono ancora sconosciuti e li potremo sapere, probabilmente, soltanto nella puntata di domani di pomeriggio 5. Questa edizione del Grande Fratello molto probabilmente ci regalerà tantissimi colpi di scena mai visti negli anni passati. Non ci resta che aspettare domani per sapere qualcosa in più su questi tre concorrenti che da domani dovranno entrare in un casale. Quale sarà il meccanismo di gioco?